Nello studio di Uomini e Donne, due famosi cavalieri sono stati protagonisti di una rissa. Non sono mancate le accuse molto pesanti. Mercoledì 28 agosto è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Già dalle prime anticipazioni sappiamo che il clima in studio ad un certo punto è diventato molto pesante, tanto che alcuni cavalieri hanno addirittura iniziato un diverbio, durante il quale sono volate delle parole per nulla carine. Nello studio di Maria De Filippi la conduttrice ha presentato tre tronisti: Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island, Michele Longobardi, che abbiamo già visto nelle vesti di corteggiatore di Manuela Carriero, e Alessio, ragazzo già noto nel mondo dello spettacolo. Ovviamente, non sono mancate altre dame e cavalieri già conosciute e che hanno fatto il loro ritorno in studio. Insomma, gli ingredienti per la puntata ideale di Uomini e Donne c'erano tutti. Nessuno però si sarebbe aspettato una discussione così accesa. Ma vediamo insieme che cosa è successo. Lite nello studio di Uomini e Donne. Prima puntata indimenticabile. È stato Lorenzo Pugnaloni a fornire le prime anticipazioni riguardo alla prima puntata di Uomini e Donne registrata proprio mercoledì 28 agosto. Il trono over ha visto già dalla prima lite, ossia quella tra Armando e Alessandro Di Roberta, uno degli ospiti in studio insieme a Maria Teresa e Alessandro. Il tutto è accaduto quando Armando ha tirato di nuovo in ballo un evento del passato, affermando che Alessandro avesse preso in giro Ida nel momento in cui i due si frequentavano, visto che in seguito ha deciso di mettersi con Roberta di Padua. Nel parterre era presente anche Mario, il quale si aspettava di avere un confronto con Ida, anche se di fronte si è trovato poi Cristina. Si è scoperto poi tramite Ernesto che durante quest'estate Mario e Cristina si sono sentiti, anche perché quest'ultima aveva intenzione di conoscerlo al di fuori delle telecamere. Mario però ha sempre cercato di tenerla lontana perché pensa ancora a Ida, preferendo quindi un rapporto d'amicizia con la dama. Cristina però non ha creduto mai all'amicizia, e dice anche che Mario le diceva che in realtà non era preso da Ida, ha spiegato sui social Pugnaloni. Gianni chiede se Mario rimarrà nel trono over, ma lui esce e se ne va, molto probabilmente tornerà. Insomma, in base a ciò che afferma Lorenzo Pugnaloni, pare che l'inizio sia stato abbastanza scoppiettante e che il 9 settembre su Canale 5 andrà in onda una puntata molto interessante e piena di colpi di scena, proprio come da sempre Uomini e Donne ci ha abituati.